Il riso è stato per me il piatto più difficile da fare. Lo trovo difficile raggiungere la perfezione su un piatto di riso. Non è come la pasta, che salato l'acqua, tiri su. Se metti un po' abbondante cambia il gusto, se lo metti scarso sa di niente. È una bestia tosta. Io sono Giorgio Bonato, faccio cuoco qua al Ristorante Massimo all'interno dell'Hotel Il Convento. La nostra è una cucina del territorio, ovviamente un po' creativa ed è sempre in evoluzione. Certe volte mi sono sognato dei piatti, la mattina dopo li ho fatti. Che ti capita che certe soluzioni tecnicamente non le trovi, poi le trovi in un sogno, cioè in un'apparizione, no? Io sto facendo un gelato con riso Apollo, un basmatico nostro qua della zona, e lo presentiamo con l'azoto liquido, che l'azoto è a meno 197 gradi, noi abbiamo un contenitore apposta per tenerlo. Quando uno lo mangia dice: ma è freddo o no? È stato fatto a meno 197 gradi. Noi facevamo già un tipo di uovo morbido, no? Che però era passato nel pan grattato, nella crosta di pane, chiamiamo, no? Fatto sta variante con il riso venere e l'abbiamo impanato in crosta di riso venere. È una farina un po' grossolana, non è proprio come la doppio zero, diciamo, di grano, ecco. Facciamo un uovo in camicia praticamente, lo facciamo bollire un minuto e 40 in acqua bollente con un po' d'aceto. Lo scoliamo, lo raffreddiamo. Lo passiamo nell'uovo sbattuto e nella farina di riso venere e lo friggiamo. Creiamo una crema di patate con un po' di tartufo nero che fa la base di quest'uovo. Lo mettiamo nel piatto, lo condiamo con un po' di sal de Maldon e un po' d'olio, e in più abbiamo fatto degli spaghetti gluten free impanati sempre nella farina di riso venere, che fanno da decorazione, li mangi come i grissini, insomma. Non mi è ancora morta la curiosità, anzi forse studio più adesso di prima. Questa sensibilità nei sapori, negli odori, che uno si affina anche nel tempo, sempre più insistente, cioè ti provoca quasi. Noto che sento cose che gli altri non sentono, non avvertono, no? E per me, boh, è già una soddisfazione, no?